Un bilancio, quello del 2021, positivo per quanto riguarda il Partito Democratico e ovviamente il Partito Democratico abruzzese. Il Partito Democratico è tornato ad essere, secondo i rilevamenti, il primo partito, ma soprattutto è stato un partito vicino ai grandi temi e alle grandi questioni, dando risposte. Partito della salute, del lavoro, del PNRR, il rapporto con l'Europa che si è finalmente invertito, del rilancio, della ripresa e ovviamente a favore e a fianco della scienza per combattere insieme questa pandemia, così anche in questa regione. Nel combattere un presidente, il presidente Marsilio, che a volte di circostanze è troppo spesso più il presidente di Fratelli d'Italia che il presidente della regione Abruzzo, per le sue dichiarazioni, le sue affermazioni sulla salute, sulla questione dei Novax, sulla questione relativa alla sanità dove sta producendo un debito e ribalta sempre le responsabilità al governo. Ecco, un lavoro oggi di opposizione, ma che ha anche costruito, come i risultati dalle provinciali alle amministrative comunali hanno dimostrato, e che ovviamente rilancia un progetto nuovo per il 2022. Viene meno la più grande promessa elettorale del governo Marsilio. Avevano promesso, con una norma inserita peraltro a inizio 2020, che avrebbero tagliato le tasse. Ecco, gli abruzzesi possono ormai dire addio a questo taglio delle tasse, perché è questa la gestione di chi vuole assolutamente prenderci in giro, come il governo Marsilio ha dimostrato in questi mesi.